Buongiorno a tutti, è arrivato il momento di lasciare Siviglia. Martina l'ho già fatto, è partita questa mattina intorno alle 7 per andare in aeroporto e tornare in Italia. Mentre a me mi aspetta un altro giorno di viaggio in cui andrò appunto a Jerez de la Frontera, che è una città vicino a Cadice, che tra l'altro ha un aeroporto, è proprio da quell'aeroporto che io ripartirò per Firenze. È una città che, a parte, credo, un circuito di corse, credo, non mi intendo del tema, è fuori dai circuiti turistici, quindi non mi aspetto di trovare tantissima gente. Poi, credo, pare che però faccia un ottimo vino, quindi boh, magari riesco a portarne via una bottiglia. Quindi mi devo muovere, quindi... Da Siviglia si arriva a Jerez de la Frontera in appena un'ora di treno, attraversando ettari di campi di olivo e di grano, per poi arrivare a una stazione davvero particolare. Che spettacolo questa stazione! Non me l'aspettavo! Veramente figa! No, scusate, questa è la terrazza dell'albergo, al secondo piano, ok? Con questo... Qui che si può salire ancora più su, questa è la vista, ok? Qui è coperto e dà nella parte interna dell'albergo praticamente, ma la cosa più bella è che quella è la mia camera, è qui sul terrazzo. E a questo punto vediamo com'è. Però... Questo è il letto, televisione, vabbè, un quadro a caso, scrivania, aria condizionata, che ci tengo sempre moltissimo e a Siviglia non ce l'avevamo, nonostante fosse scritta su Booking. E questo è il bagno con tutti i servizi. E direi non male, non male. Sono molto contento. Ti staria cuidando, como cuido mi vida. Città interessante, devo essere sincero, me lo aspettavo ma non così tanto, è molto molto vissuta e sembra essere anche poco turistica. E adesso mi trovo sotto a questa gigantesca magnolia, e qui in Andalusia vengono le magnolie giganti e vecchissime. Mentre arrivavo qui, che siamo a 12 km dall'oceano Atlantico, quindi praticamente siamo vicini a quello che una volta era considerato la fine del mondo in un certo senso. E io invece mi aspettavo un gran caldo,
che vabbè, domani salirà un po' la temperatura, ma oggi si sta veramente bene. C'è questo vento e questo cielo azzurro bellissimi, molto meglio che ieri a Cordova. Ma soprattutto ho trovato veramente pochissimi turisti. Guardate che piazza. Si chiama Jerez de la Frontera proprio perché per molti secoli è stata terra di confine tra il regno arabo e quello spagnolo, almeno fino al 1492, quando praticamente gli spagnoli hanno riconquistato Granada e quindi anche tutto il suo regno. Però il nome è rimasto quello appunto della frontera. È una terra famosa per tantissime cose, a quanto scopro da Wikipedia ovviamente, non solo per il vino, che gli inglesi pare chiamino sherry, ma anche per i cavalli andalusi, per il flamenco. Questa cattedrale è stata costruita nel 1600, ovviamente dagli spagnoli, e sorge ovviamente dove prima c'era una moschea. Però è stata intitolata cattedrale da Papa Giovanni Paolo II nel 1995, quindi proprio e all'altro. Ma è bellissimo! È bellissimo! Poi la cosa veramente bella è che non c'è davvero nessuno. Cioè, sta arrivando una banda di turisti tipo lì. Però là, secondo me, c'è il mare. Lo vedete questo bicchiere? Ecco, per pranzo mi sono fermato in un ristorantino completamente vuoto per ordinare un'insalata e un bicchiere di vino tipico del posto. E quando il cameriere mi ha chiesto se volevo un Jerez, io ovviamente ho accettato, ignorando che il Jerez è lo sherry, un vino liquoroso simile al passito. E niente, mi devo sbronzare praticamente. E questa è la mia insalata. Sembra vin santo. Proprio secco e più leggero, e devo dire è buono, non dà fastidio. Cioè, non credo si beva durante il pranzo, specialmente se hai mangiato insalata. Però ci sta, devo dire ci sta. Poi vabbè, sono da solo in questo ristorante, i camerieri staranno chiedendo perché parlo da solo, però vabbè. Ho voluto portare anche un bicchiere di quello che hanno più dolce, di Jerez più dolce. È comunque leggero, ma è più dolce, però non sembra pensante, è più simile forse tipo passito, per capirsi. Ho avuto uno scambio veramente molto carino con l'oste del ristorante in cui ero, e al di là del fatto che mi ha offerto una bottiglia di sherry. Bicchiere. Non era una bottiglia, era un bicchiere. Se fosse stata una bottiglia sarei stato conciato ancora peggio. Andiamo avanti. Ho scoperto che lo sherry è il vino di Jerez, il che è assurdo, io pensavo fosse un vino rosso. È il bello di venire nei posti senza informarsi troppo prima. Dunque, dopo una sosta ai box, diciamo dopo pranzo, sono tornato
questa zona oltre la cattedrale, perché dalla cattedrale si vede un'altra chiesa molto bella e molto antica in questa direzione. Ci sono quasi arrivato in realtà, e vi giuro, pensavo fosse una città affollata, perché stamattina, non avendo capito che c'era il mercato settimanale, c'era un sacco di gente per strada, quindi ho detto, beh, è una città molto vissuta e molto, è piuttosto affollata. In realtà, vuoi perché adesso è l'orario? Vuoi perché adesso è l'orario della fiesta, della siesta? E vuoi perché i turisti sono veramente pochi, se non arrivano solo in gruppi sugli autobus? Insomma, in giro non c'è nessuno. Ma nessuno. Forse ci sono. Ho visto questo. E niente, a quanto pare dal lato in cui sono arrivato è super chiuso. Sto provando a girarci intorno. E là però ce n'è un'altra ancora di chiesa. Dovevano essere suore, con un vestito che in realtà non avevo mai visto. Mi sento però un po' come una specie di esploratore oltre i confini del turismo. Lo so che è una stupidaggine, però è veramente strano questo posto. Eh sì signori, quella è una cicogna su un campanile. Che spettacolo. Ovviamente anche questa chiesa è chiusa, così come l'Alcazar era chiuso dopo le 14:30. Qui non ci sono orari, ma insomma non vedo nulla. Sono le 18:40 di un martedì pomeriggio di maggio e è tutto chiuso. Ma quando dico tutto, dico proprio tutto. È come se fosse, come tipo, ma è peggio, cioè tipo agosto da noi. È una cosa assoluta, cioè ci sono le bodegas per assaggiare lo sherry, no? Che sono chiuse, i bar, i negozi. È tutto chiuso. Cari amici, io spero che questo giro a Jerez de la Frontera vi sia piaciuto. Guardavo prima sulla pagina Wikipedia dell'aeroporto di Jerez e praticamente la maggior parte dei turisti, o meglio, la maggior parte dei voli provenienti dall'estero vengono o dall'Inghilterra o dalla Germania, e mentre poi la maggioranza dei voli che entrano sono voli domestici, quindi vengono da Madrid per esempio oppure da Barcellona. Ad ogni modo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto segnalatemelo mettendo mi piace, oppure segnalatemi che non vi è piaciuto, va bene, oppure commentate se avete bisogno di dare qualche tipo di apprezzamento, oppure avete delle domande su questo posto, qualche consiglio, e soprattutto iscrivetevi al mio canale, che è Guido sulla Fipili, magari attivando anche la campanella per i prossimi video. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!